Aspetta che mi avvicino. MDI. Ecco, tasto, anche qui nel soft key MDI. Lo riprendi? Ce l'hai? Sì. Benissimo. Viene a zero. In pratica mi dà una stringa di programma ogni volta che produco di volta in volta. Comincio a memorizzare l'origine che voglio usare. G, guarda, 54, end of block, enter, attiva, esegui. Attiva e esegui, con che cosa l'hai fatto? Col ciclo, avvio ciclo. Cycle, quindi cycle. Avvio ciclo, vedi qua. Cycle. Esegui, perché in MDI lui ti fa un blocco alla volta. Okay, prima certo. Lo memorizzi nel programma e poi gli dici, devi dare l'avanzamento per poter... Sì, se c'è movimento, io sono abituato, devi alzarlo un momentino, se no non si muove. Ok, benissimo. Adesso l'origine l'ho memorizzata. Adesso chiamo l'utensile con cui voglio fare l'origine. T0606, end of block. Entra, vedi lì, esegui. Aspetta. E lì mi gira. Non so se vuoi anche vedere quello lì che gira. Ha richiamato l'utensile. Ha richiamato l'utensile con cui voglio fare l'origine. È quello di riferimento. Ok, benissimo. Buono. Adesso metto in rotazione il tornio. Vabbè, però devo uscire dall'MDI. Metto in rotazione il tornio. Lui ha memorizzato quelle cose lì. Vado in volantino elettronico, guarda. Dov'è? Ok. Questo? Sì. La scala di... E l'asse, la scala. Ogni valore che c'è scritto va diviso per 1000. Per 1000. Ok. Mi avvicino al pezzo fino a sfiorare in Z, muovendo manualmente col volantino elettronico la macchina. Vado a sfiorare. E ho sfiorato. A questo punto devi inquadrare qui, entro nella tabella utensili. L'hai inquadrato? Questa? Sì, sì. Benissimo. Okay. Arrivo qua, lavoro. Aspetta, lavoro, guarda che premo lavoro. Sono nella tabella G54, vado nel campo illuminato che è Z e dico alla macchina Z0 e qui compare un altro tasto, misura. Aspetta che devo riprendere. Ok, vai. Ci sei su misura? Sì, sì. Misura, guarda lì, lì è diventato 0. Sì. E qui ha fatto la misura dall'origine a quella faccia lì. Dall'origine macchina. Allo zero pezzo. Dall'origine macchina. Alla faccia dello zero pezzo. Alla faccia dello zero pezzo. La macchina è azzerata in zero. Basta, okay. Sono a posto. A questo punto esco da qui, programma, resetto. Dove? Questo è il programma, è il pulsante di programma. Okay. Reset, mi sposto in jogger. Il jog, fuori. Il jog dove ce l'hai, ok? O rapido o avanzamento, cioè è sempre il manuale, lo spostamento manuale. Sì. La macchina è azzerata, ha fatto l'origine Z. Ah. Adesso voglio fare la misura dell'utensile numero 1, quello di riferimento, che è lo sgrossatore. Sì. Allora, ritorno MDI è già fuori, dico... G54 end of block, entra l'origine che devo usare, memorizzo benissimo l'utensile che devo usare, T0606 end of block, enter, esegui. Se non è in posizione lo chiamo in posizione, ma c'è già in posizione. A questo punto avvio il tornio, però devo andare in manuale o in volantino. Avvio il tornio, il volantino, mi muovo fino a sfiorare. Ok, ho sfiorato. Poi lo zero in Z, giusto? Ok. No, faccio la misura dell'utensile. Sì. La misura dell'utensile in Z, in perché è come se lì non ci fosse scritto niente su quell'utensile, no?
Allora entro nella tabella utensili, nella tabella origini, qui però premo compensazione geometria, tasto geometria. Qui in realtà ci dovrebbe essere scritto 0, no? 0, e io scrivo invece, cioè la misura se la fa lui, gli scrivo che il pezzo è a Z 0, misura, e lì mi compare la misura dell'utensile, cioè la distanza dalla punta utensile all'appoggio torretta, alla battuta che ha sulla alla battuta. In Z. Adesso voglio fare la misura in X. Allora esco di nuovo, vado in programma, volantino elettronico, seleziono l'asse X, vado su a fare una passatina, vado a sfiore e faccio una passata, ecco lì, tengo giù a sfiorare, benissimo, torno fuori, scendo un pochettino, prendo, benissimo, preso la passata, e adesso in Z vado a fare la passata manuale, muovendo il volantino, vado, ok, torno fuori senza spostare la X, apro il tornio, vado a misurare il diametro, rilevo, devo leggere il calibro, 28,9. Guarda bene se riesci a, a metterlo a fuoco, no, anche tu. Guardalo lì che si vede. Ecco, leggo 28,9. Lasciando tutto così, richiamo la tabella. Forse è meglio chiudere, perché se c'è un allarme non so se lo prende. Tolgo gli allarmi, richiamo la tabella utensili, e vado sulla X. Sulla X scrivo X 28,9 misura, e lui mi ha calcolato la misura in X dalla punta utensile al riferimento torretta. Riferimento in X. Basta, questo utensile è azzerato. Per ogni altro utensile devo fare la stessa cosa, non più toccando l'origine. Devo richiamare l'utensile in MDI, dire con quale origine sto lavorando, andare a sfiorare in Z, poi facendo una passata in X e mettendo le misure nel campo, basta. Questo lo ripeto per ogni utensile fino a...